I carabinieri di Reggio Calabria, con l'ausilio dello squadrone di portato Cacciatori Calabria, a conclusione di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito 12 misure cautelari, 11 in carcere e una agli arresti domiciliari nei confronti di persone indiziate a vario titolo di reati di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e armi. Le indagini hanno permesso di ricostruire dinamiche e assetti di un'articolazione di 'ndrangheta facente capo ad una locale operante nel territorio del comune di Reggio Calabria, ricostruendone l'imposizione del controllo del territorio ed un diffuso sistema estorsivo, nonché la gestione occulta di diverse imprese. Ieri, nella tarda serata, sulla strada statale 180 in località Orto Grande, tra i comuni di Cropani e Sersale, un violento impatto tra due vetture, un Alfa 159 e una Fiat Panda. Nel tragico incidente è deceduto il conducente della Panda, un giovane di 25 anni di Sersale, Roberto Spadafora. Il passeggero che era con lui e gli occupanti dell'Alfa hanno riportato ferite, anche se le loro condizioni non sarebbero gravi, sono stati tutti affidati alle cure del personale sanitario del 118. Brutta avventura, quella vissuta da un centauro che fortunatamente è finita senza conseguenze gravi. Nella tarda mattinata di ieri, un 38enne in sella alla sua moto stava percorrendo la strada provinciale 241, ex strada statale 19 delle Calabrie, che da Morano Calabro porta in località Campotenese, nel Cosentino. All'improvviso, e per cause che sono ancora in corso di accertamento, il malcapitato è stato sbalzato dal mezzo, precipitando in un burrone alto circa 25 metri e riportando una probabile frattura ad una gamba. Avrebbe offeso e aggredito la moglie, che, stanca di subire tale vessazione e soprusi, si è rivolta ai carabinieri. Un 35enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a San Giovanni in Fiore con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari, intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto ricevuta dalla donna che aveva contattato la centrale operativa della compagnia di Cosenza, hanno subito individuato l'uomo vicino alla sua abitazione mentre tentava di allontanarsi. La vita trovata in evidente stato di agitazione, era stata poco prima aggredita e maltrattata dal marito, al punto di essere costretta a recarsi al presidio ospedaliero cittadino per le cure del caso. Dai primi accertamenti svolti sarebbe emerso che non era la prima volta che la donna subiva simili violenze e vessazioni.